bentornate sul canale. Oggi sono insieme a voi per mostrarvi gli acquisti che ho fatto in quest'ultimo periodo. Allora, in realtà vi dirò, stavo vedendo la borsa, cioè è caduta. In realtà vi dirò che io ogni volta che acquisto delle cose, comunque nel corso del tempo, poi dico no, vabbè, ma che cosa faccio vedere a fare adesso? Magari accumulo un po' di cose e poi le faccio vedere. Poi passa del tempo e dico vabbè, ma questa non è vero che l'ho acquistata adesso, l'ho acquistata per esempio già un mese fa, e quindi poi non li faccio mai questi video. Invece magari possono essere carini, perché oltre ad essere magari curiose, perché vi fa piacere vedere cosa ho comprato, può esservi utile vedere qualcosa che magari può servire anche a voi, vi possa piacere, vi posso appunto indicare dove l'ho acquistato, e quindi magari, ecco, se lo cercate potete andare appunto nel negozio oppure nello shop online e trovarlo anche voi, insomma, per questo motivo qui. Quindi anche se, ecco, sono così limitata, la devo smettere. Infatti ho preso anche cose che ho comprato un mese fa, ad esempio. Allora, andiamo a vedere cosa ho comprato. Ho preso 5 cose diverse, sempre per non fare una baraonda, per non dire troppe cose insieme, per non farvi vedere troppe cose, eccetera, eccetera, o troppo poche. Allora, ne prendo 5. Scusate che ho mal di gola fortissimo. Allora, ne prendo 5 alla volta, così vi faccio vedere nello specifico bene bene e ve ne parlo. Cominciamo subito, e la prima cosa che vi mostro è uno zainetto. Adesso vanno tantissimo gli zaini. Questo qui è rosa, un rosa molto delicato, e l'ho preso da Zara, sicuramente molti di voi l'avranno visto. L'ho pagato soltanto 20 euro e ci tengo a dirlo, perché appunto questi prodotti qui, diciamo zainetti, alcune borse che stanno uscendo in questo periodo, sono vengono con il cartellino che dice special price. Infatti è vero, perché comunque Zara non ha dei prezzi così convenienti, quando ce li ha appunto lo fa notare anche appunto con la targhetta special price, quindi costano davvero poco. E l'ho preso rosa, io l'avevo visto un po' di tempo fa con l'azzurro, però era diverso da questo, e lo stavo per acquistare. Poi ho fatto bene a non prenderlo, perché sono stata più felice di prenderlo rosa, mi piace di più, lo abbino più facilmente per quanto mi riguarda. Poi è più grande e ha una chiusura un po' più comoda di quella precedente, insomma mi piace di più. Nello specifico è di, vabbè, copelle, ovviamente ha queste bretelle che sono normalissime, che si possono stringere e allargare. Poi è, ve l'ho detto, abbastanza capiente, ha due tasche laterali e all'interno non ha la fodera, ma sono foderate solo le tasche, appunto perché altrimenti non avrebbero senso. E poi ha questa taschina qui interna, vedete? Poi, ve l'ho detto, è molto molto spazioso. Io ci tengo le solite cose, ci metto sempre il mio organizer che c'è entrato perfettamente. E mi piace tanto, ho deciso di acquistarlo in particolare perché soprattutto quando devo stare tanto tempo fuori, quando devo andare in giro a camminare, eccetera eccetera, non ho qualcosa di comodo, perché comunque le borse, a parte che sono scomode da portare così, magari mettiamo la tracolla, ma appunto ho avuto una brutta esperienza, perché quando sono stata dalla mia amica a Milano facevo difficoltà, perché non so se a voi capita, sicuramente qualcuno di voi mi capirà, perché non tutte le borse hanno la tracolla che si allaccia ai laterali, ma a volte, molto spesso, ma si allaccia la tracolla da una parte avanti e da una parte indietro, nel senso, per dirvi, questa è la borsa, si allaccia qui davanti una parte e l'altra si allaccia dietro, e quindi di risulta anche molto scomoda da aprire, perché comunque se ce l'abbiamo a tracolla dobbiamo spostare appunto quella che va davanti, insomma un casino. E poi comunque quando andiamo in giro tanto tempo, io poi mi porto sempre l'acqua dietro, mi porto un sacco di cose, ve lo sapete, quindi pesa un sacco, mi fa male la spalla, eccetera, insomma, per tutti questi motivi volevo uno zainetto. Poi vanno tanto, poi qua, poi là, e quindi ho acquistato questo. Io ve lo consiglio, lo trovate ancora nei negozi, e ve l'ho detto, non so che altro aggiungervi, mi piace, è comodo, è semplice, si abbina molto facilmente perché comunque il colore è tenue, davvero troppo carino, e quindi straconsigliato, soprattutto se non vogliamo portare una borsa in mano a tracolla, perché magari è pesante, eccetera. E quindi questo era il primo prodotto che ho acquistato, diciamo, di questa haul. Andiamo avanti con il secondo, vi mostro un jeans. Questo qui è un mom jeans, io l'ho comprato, non ve lo riesco a far vedere, magari vi metto una foto, è di Pull&Bear, l'ho preso da Pull&Bear, lì mi trovo molto bene con i jeans, perché ce ne sono di diversi, e soprattutto ce ne sono tanti che vanno nel periodo appunto in cui andiamo, per dirvi, adesso si portano i mom jeans, i boyfriend, eccetera, e ci sono tutti questi jeans che vanno tanto, hanno dei prezzi comunque abbastanza accessibili nella media, ma comunque nella media bassa, perché ci sono
sia quelli, vabbè, proprio tipo di 20 euro così, e arrivano fino a 30, 40, 50 euro, però sono anche di buona qualità, una cosa che ci tengo a dire. Questo che ho preso io, ve l'ho detto, è un mom jeans, che si caratterizza dal fatto che abbia una vita un po' più segnata, abbia una lunghezza che si ferma più o meno alla caviglia, e poi diciamo, infatti è molto indicato per i fisici che hanno i fianchi. Per esempio mia sorella è sempre molto molto triste perché li vorrebbe acquistare, solo che non le stanno bene perché non ha molti fianchi, diciamo, e quindi non li riempie bene. Diciamo che i fisici ad anfora stanno molto bene con questi tipi di jeans perché fanno davvero una bella figura. Comunque, per intenderci, sono i jeans anni 90. C'è mia sorella che guarda malissimo dalla telecamera. Allora, io l'ho preso chiaro perché mi piaceva molto e ce l'ho già scuro, e quello scuro l'ho preso da Stradivarius, anche quello è di ottima qualità, veramente molto bello. Vi dicevo appunto questo fatto del mom jeans, vi volevo dire appunto questa cosa anche del che mi piace molto, che da un po' di tempo a questa parte, come saprete, si stanno portando questi jeans anni 90, i jeans boyfriend, tutti questi jeans qui, e la cosa che mi piace di più, che si differenzia da quelli skinny, da quelli elasticizzati che abbiamo portato per tanti anni, solo quelli, sono migliori di qualità, perché non essendo elasticizzati il jeans è davvero molto resistente, più doppio, veramente sembrano quelli della Levi's, per farvi capire quella consistenza lì, e questa cosa mi piace tanto perché prima erano difficili da trovare, cioè non si trovavano, a meno che non foste andate dalla Levi's appunto spendendo 200 euro, non lo so, invece qui ecco alla portata di tutti abbiamo dei jeans che sono ottimi, di qualità, molto resistenti, e sono doppi, il jeans è proprio buono e vi durano nel tempo anche se non spendiamo tantissimi soldi. Spero di avervi detto tutto quello che vi volevo dire, ecco perché è bello fare le ore, perché magari vi dico anche queste cose qui invece di mostrarvi solo le cose, quindi spero che vi faccia piacere. Allora, il prossimo acquisto è un'altra borsa, e questa volta è una borsa da mare. Io la adoro, mi è arrivata qualche giorno fa con il corriere, perché l'ho presa su ASOS. Allora, ve la faccio vedere, è in paglia, diciamo, e ha questa forma ad A al contrario. È molto spaziosa, poi è particolare perché ha questo bordino contornato dal pizzo bianco che mi piace tantissimo, e poi mi piace tanto perché si chiude bene con la cerniera, perché a volte queste borse da mare non hanno la cerniera, sono aperte e così via, questa invece è la cerniera, e poi mi piace perché è a quadretti bianchi e azzurri, è molto molto carina. Ve l'ho detto, è spaziosa ma comunque compatta, perché molte volte, non so se vi è capitato, ma si slabbrano un po', se così si può dire, si sformano queste borse qui, spero, ovviamente adesso è nuova, però spero non succeda. Comunque niente, vi dicevo, l'ho presa su ASOS, io cercavo tanto una borsa da mare perché ne ho diverse, ne ho una appunto che si è sformata, che l'ha presa da Carpisa, ma non mi piace più appunto perché veramente si è fatta brutta, poi ne avevo un'altra in stoffa che comunque si sono rovinati i manici, quindi ne volevo una comunque da mare, bella, che fosse capiente, perché comunque al mare ci dobbiamo portare un sacco di cose, e che fosse anche bella, perché ovviamente devo essere chic al mare, posso mai non esserlo. E quindi niente, ho preso questa, ho cercato semplicemente borse da spiaggia, una cosa del genere, mi sembra, sì, borse da spiaggia, infatti sono uscite un sacco di possibilità, e niente, l'ho pagata intorno ai 30 euro, che altro vi devo dire? E poi vabbè, già ovviamente l'ho riempita, perché come potevo non riempirla, ragazze, già è tutta pronta per andare al mare, anche se ancora non ci sono andata, e ci ho messo tutte le cose. Magari se vi fa piacere vi faccio anche un what's in my bag versione estiva, versione spiaggia, fatemi sapere se vi può interessare, vi può far piacere, lasciatemelo nei commenti. E quindi niente, l'ho già riempita, ve l'ho detto, è spaziosa, beh, poi ovviamente è arrivata schiacciata, adesso sta prendendo un po' di forma, quindi vedremo, speriamo che faccia una buona riuscita, comunque mi è piaciuta tanto. E poi ecco perché vi ho detto nello specifico ASOS eccetera, perché io la volevo già dall'anno scorso quando è finita l'estate, ho detto no, mi devo comprare una borsa da spiaggia, bella, la voglio un sacco, però a meno che non venga appunto proprio ora d'estate, oppure a meno che non ci siano dei negozi che vendono particolari prodotti estivi, è abbastanza difficile trovare una borsa da spiaggia, cioè dovete andare nello specifico, e quindi non la trovavo in giro, quindi ho detto perché no, ho visto su ASOS e non mi delude quasi mai. Allora, andiamo avanti, prossimo prodotto sempre da spiaggia, quindi ve lo mostro
subito dopo, sempre per restare in tema, e sono anche in tema perché sono azzurri come, la, come l'interno della borsa. Comunque sono questi infraredi stupendi, li adoro, e sono della marca Emanuela Biffoli. Mi piacciono un sacco perché sono romanticissime, non so se riuscite a vedere, ma hanno tutto un diciamo un intarsiato, tutto decorato, perché molte volte preferisco comprarli da un po' di tempo a questa parte così infraredi, perché quando sono decorati poi col piede, con l'acqua, col sudore si scoloriscono le fantasie, e quindi poi sono brutti. Sono bellissimi solo se non li mettete al piede, praticamente non li utilizzate. Invece questi sono carini perché ovviamente l'infradito si sformerà, si schiaccerà col peso eccetera eccetera, questo è inevitabile, però almeno non si perde la fantasia perché appunto è incisa. E poi sono carinissimi perché hanno questi fiori finti, veramente queste cose che fa questo marchio mi piacciono un sacco. E in particolare questa edizione di scarpe per il mare si chiamano le sabbioline, quindi se vi piacciono sapete come si chiamano, mi piacciono tantissimo, c'erano sia azzurre che rosa, le adoro. E poi ve l'ho detto, sono anche in panda con la borsa, manco a farla apposta. Allora andiamo avanti e vi mostro, vi ho mostrato 4 dei 5 prodotti, dei 5 acquisti. Vi mostro l'ultimo, che è proprio l'ultimo che ho fatto in effetti, ed è in realtà è un regalo, vabbè, me lo sono fatto regalo al mio fidanzato. Comunque è la Dreamy Matte Liquid Lipsticks nella colorazione Grande Amore. Ve l'ho mostrato già nella colorazione Roses e come vi ho detto mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuta talmente tanto che ho detto devo assolutamente acquistarne un'altra, e Grande Amore era quella più bella, che ve l'ho detto già nell'altro video, per chi non l'avesse visto, mi è piaciuta tantissimo perché in realtà non l'avevo considerata all'inizio, perché sì vabbè è bella, però mi ha colpito tipo più il rosso, questa comunque era bella, ok, ma quando l'ho vista dal vivo mi è piaciuta da impazzire, è davvero stupenda, e quindi ho deciso di acquistarla, insomma di pretenderla, praticamente ho deciso, e mi piace tantissimo. Ancora non l'ho applicata, ancora non l'ho indossata, però veramente l'ho voluto acquistare soprattutto perché mi sono piaciute tantissimo, cioè mi è piaciuta tantissimo Rosy soprattutto, ma a parte il colore, a parte questo, a parte quello, ma proprio perché era stupenda sulle labbra, cioè anche uscendo un po' fuori dal contorno mio reale, ovviamente di pochissimo, proprio in maniera impercettibile, lo vedete poi nel video, magari se non l'avete visto ve lo lascio nell'info box, sembra davvero che abbia le labbra rimpolpate, veramente stupende, con il contorno bello preciso, non spiovente, veramente mi sono piaciute tantissimo, proprio per questo ho deciso di prenderne un'altra, stupenda. Se non le avete provate, davvero andatela a provare perché a me sono piaciute tanto. E quindi questo era l'ultimo mio acquisto. Ve l'ho detto, me ne ho mostrate 5 per fare un video non troppo lungo, eppure comunque è venuto lungo. Fatemi sapere se avete delle curiosità, magari non lo so, se volete sapere, penso di avervi detto i prezzi più o meno di tutto. Sì, bene o male, beh, queste delle tinte le conoscete, sono 15 euro. Ovviamente per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione, scrivetemi nei commenti che io vi leggo sempre. E se vi è piaciuto il video lasciatemi un like. Se non siete iscritti al canale dovete assolutamente iscrivervi. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.